Le discriminazioni, seppur in forma diversa, si ripetono anche oggi. I ragazzi devono essere informati e allertati. Per la giornata della memoria 2023 a Taranto, 4 appuntamenti culturali organizzati dal Comune con Teatro Pubblico Pugliese. Si comincia alle 21 del 26 gennaio al Teatro Fusco con serata colorata, musica e la voce di Peppe Servillo, dedicata alla memoria dei prigionieri del campo cosentino di Ferramonti dal 40 al 43. In oltre 3.000 sono transitati ebrei stranieri, avversari politici, cittadini di stati nemici, slavi, apolidi, indesiderati. Tanti musicisti che dopo la guerra avrebbero trovato il successo. Canzoni, musiche meravigliose scritte proprio nel campo di concentramento di Ferramonti, perché gli artisti insomma erano quelli che avevano in qualche modo voce in capitolo ed erano pericolosi e quindi venivano tutti chiusi nei campi di concentramento, ma la loro arte non si fermava, la loro arte era più forte di tutto, la musica era più forte di tutto e hanno continuato a scrivere nei posti più assurdi, anche nei bagni sulla carta igienica, e noi abbiamo il dovere di raccontarlo. Il 27 gennaio nella Biblioteca Clavio, 5 classi dell'Istituto Righi parteciperanno a un reading di passi sulla Shoah. Nella stessa giornata, alle 21, il separio del Fusco si aprirà sulla rappresentazione Dal filo spinato all'eternità, spettacolo proposto dall'associazione di Crispiano, C'è Teatro. Con Crestes Optimist, gli studenti dell'Archimede hanno portato avanti il laboratorio teatrale E che memoria sia per tutti.